Ciao a tutti, benvenuti anche oggi all'How to Play del mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come suonare il riff di basso del brano Drive di Joe Bonamassa. Si tratta di un blues in Mi. Allora, partiamo con il Mi a vuoto e verrà fatta questa figura ritmica e armonica che poi si ripeterà su tutti i gradi del blues che poi andremo a vedere. Allora, partiamo con un Mi. Questa è la figura. Mi, Si, corda di Mi, tasto 7. Poi andiamo sul Re. Corda di La tasto 5 e Mi, sempre corda di La tasto 7. Poi ripetiamo Si, Re, Mi. Questa è la prima battuta, seconda, terza battuta, quarta. Ora andiamo in La. Allora, come diciamo la maggior parte dei blues, sulle prime quattro battute lavora sul primo grado, che è quindi il Mi. Alla quinta battuta va sul suo quarto grado, quindi contiamo Mi, Fa, Sol, La. Il La è il quarto grado di Mi. Qua va a fare due battute, quindi di La, dove va a riprendere la stessa tessitura di prima, chiaramente però sull'accordo di La, quindi prenderà La, Mi, che è il quinto grado di La, il Sol, che è la settima minore, e La acuto, che è la sua ottava, chiaramente. La mano può rimanere aperta e prendere il riff, diciamo, con l'indice, il La basso, poi sul Mi si può scegliere se andare con l'anulare, se vogliamo fare un dito, un tasto. Scolasticamente è un po' più giusto, diciamo, tra virgolette. Anche se si può prendere tranquillamente anche con il mignolo, la mano rimane più raccolta. Diciamo che nei pezzi non troppo veloci o non troppo tecnici si può anche sfruttare, secondo me, la tecnica della mano un po' più chiusa, un po' più comoda. Quindi due battute di La e poi ritorniamo in Mi. Ora andiamo in Si, La e ritorno in Mi per le ultime due battute. Ok? Cosa ho fatto? Dopo aver fatto le due battute in La, quindi battuta 5, 6, La 7, 8 vengono di nuovo fatte con il riff in Mi. Poi la battuta numero 9 vado a prendere il quinto grado di Mi, Fa, Sol, La, Si, ok? Quindi il quinto grado vado a costruire con la stessa diteggiatura che ho usato per il La che si trovava soltanto due tasti sotto, un tono sotto, vado a prendere la stessa diteggiatura e lo stesso tipo di note, quindi la quinta e la settima minore, Si, Fa diesis e La, e il Si acuto. Poi vado in La, molto facile perché devo comunque ripetere, diciamo, una stessa diteggiatura, prima sul Si e poi sul La, 5, quinto grado, quarto grado, e ritorno sul primo Mi a vuoto. Quindi dopo aver fatto quinto grado, quarto grado, una battuta, ho di nuovo due battute in Mi, e poi ho finito le mie 12 battute dei blues, diciamo, tradizionali, e riparto questo per tutto il brano. Vi ricordo che se vi fa piacere c'è un mio ebook proprio sul blues, anche se diciamo che i groove sono un pochettino più melodici, nel senso che sfrutto un pochettino più la parte acuta. Comunque dateci un'occhiata sul mio sito www.carlochirio.com, potete ascoltare gli audio di tutti gli esercizi, di tutti i miei metodi, quindi dategli un'ascoltata. Se avete qualche domanda scrivetemi e
Grazie a tutti per aver visto il video anche oggi. Mettete un mi piace, se vi piace condividetelo sulla vostra pagina ed aiutatemi a far crescere il canale. Grazie a tutti, ciao, buona musica, Carlo.